Nella prima lettera di San Giovanni Apostolo ci sono tanti contrasti fra luce e tenebre, fra bugia e verità, fra peccato e innocenza. Ma sempre l'Apostolo chiama alla concretezza, alla verità. E ci dice che non possiamo essere in comunione con Gesù e camminare nelle tenebre, perché Lui è luce. O una cosa o l'altra. Il grigio è peggio ancora. Il grigio ti fa credere che tu cammini nella luce, perché non stai nelle tenebre, e questo ti tranquillizza. È molto traditorio il grigio, una cosa o l'altra. Anche va avanti, l'Apostolo dice: se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi, e la verità non è con noi. Perché tutti abbiamo peccato, tutti siamo peccatori. E qui c'è una cosa che ci può ingannare, no? Dire tutti siamo peccatori come chi dice buongiorno, buona giornata, una cosa abituale, anche una cosa sociale. E così non abbiamo una vera coscienza del peccato. No, io sono peccatore per questo, questo, questo. La concretezza della verità sempre concreta. Le bugie sono eterie, sono come l'aria, tu non puoi prenderla. La verità è concreta. E tu non puoi andare a confessare i tuoi peccati di modo astratti. Sì, sì, una volta ho perso la pazienza, un'altra, le cose astratte sono peccatori. No. La concretezza. Io ho fatto questo, io ho pensato questo, io ho detto questo. La concretezza è quello che mi fa sentire peccatore sul serio e non peccatore nell'aria. Gesù dice nel Vangelo: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. La concretezza dei piccoli. È bello ascoltare i piccoli quando vengono a confessarsi. Non dicono cose strane sull'aria, dicono le cose concrete, e dalle volte troppe concrete, perché hanno quella semplicità che dà Dio dei piccoli. Sempre ricordo una volta che è venuto un bambino a dirmi che era triste perché aveva litigato con la zia, ma poi è andato avanti. E io ho detto: ma cosa ha fatto? E io ero a casa, volevo andare a giocare calcio, un bambino. Ma la zia, mamma non c'era, la zia disse: no, tu non esci, tu devi fare i compiti prima. Parola va, parola bene, viene. E alla fine l'ho mandata a quel paese. Ma era un bambino di grande cultura geografica. Mi ha detto anche il nome del paese al quale ha mandato la zia. Sono così semplici, concreti. Anche noi dobbiamo essere semplici, concreti. La concretezza ti porta all'umiltà, perché la umiltà è concreta.
Siamo tutti peccatori è una cosa astratta. No, io sono peccatore per questo, questo e questo. E questo mi va alla vergogna a guardare Gesù, perdonami. Il vero atteggiamento del peccatore. E se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è con noi. È un modo di dire che siamo senza peccato e questo atteggiamento astratto, no? Sì, siamo peccatori, sì, ho perso la pazienza una volta, sì, ma tutto sull'aria. Non me ne accorgo della realtà dei miei peccati. Ma lei sa, tutti facciamo queste cose, mi spiace, mi dà dolore. Non voglio farlo più, non voglio dirlo più, non voglio pensarlo più. È importante che noi dentro di noi diamo nomi ai peccati nostri, la concretezza. Perché se manteniamo sull'aria finiremo nelle tenebre. Siamo come i piccoli che dicono quello che sentono, quello che pensano. Ancora non hanno imparato l'arte di dire le cose un po' incartate perché si capiscano ma non si dicano. Questa è un'arte dei grandi che tante volte non ci fa bene. Ieri ho ricevuto una lettera di un ragazzo da Caravaggio, si chiama Andrea, e mi raccontava cose sue, ma le lettere dei ragazzi e dei bambini sono bellissime per la concretezza, e mi diceva che aveva sentito la messa per televisione e che doveva rimproverarmi una cosa. Che io dico la pace sia con voi. E tu non puoi dire questo perché con la pandemia noi non possiamo toccarci. Non vede che voi fate così con la testa, non vi toccate. Ma la libertà di dire le cose come sono. Anche noi col Signore la libertà di dire le cose come sono. Signore, io sono nel peccato, aiutami. Come Pietro, no? Dopo la prima pesca miracolosa, allontanati da me, Signore, che sono un peccatore. Avere questa saggezza della concretezza, perché il diavolo vuole che noi viviamo nel tepore, tiepidi, nel grigio, né buoni né male, né bianco né nero, un grigio, una vita che non piace al Signore. Il Signore non piace, al Signore non piacciono i tiepidi. Concretezza, per non essere bugiardi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto, tanto da perdonarci. Ci perdona quando noi siamo concreti. È tanto semplice la vita spirituale, tanto semplice. Ma noi la facciamo complicata con queste sfumature, no? E alla fine non arriviamo mai. Chiediamo al Signore la grazia della semplicità. E che Lui ci dia questa grazia che dà ai semplici, ai bambini, ai ragazzi, che dicono quello che sentono, che non nascondono quello che sentono, anche se è una cosa sbagliata, ma lo dicono. Anche con Lui dire le cose, la trasparenza, e non vivere una vita che non è una cosa né l'altra. La grazia della libertà per dire queste cose, e anche la grazia di conoscere bene chi siamo noi davanti a Dio.